Ancora tu, Carlentini, 15 giorni dopo la doppia di coppa che ha trascinato alla qualificazione la Cicatena. E l'esordio sul campo amico per i biancorossi che a freddo sono stati colpiti nel derby di Aci Sant'Antonio. Riscatto da meditare, brucia ancora il 3-1 della prima di campionato. L'occasione si presenta contro un avversario che ha fermato una presunta corazzata come il Siracusa. Out imposto dal giudice sportivo ha spampinato in difesa e licata in corsia esterna d'attacco. Il tecnico Francesco Migneco lancia tra i titolari Manuel Di Stefano in mezzo al campo. Di rotta De Manuele sulla mancina offensiva, mentre in avanti concede spazio a Cerasuolo. Panchina per Castelli e Genovese. Queste le variazioni rispetto al derby delle Aci. Polivalente ancora a porte chiuse, pubblico relegato ai bordi dell'impianto e comunque sempre a sostegno di un 11 biancorosso che inizia senza esporre il cartello saldi di fine stagione, almeno nelle intenzioni, perché l'appannamento di Belluso, terminale di questa giocata a firma di Santorocito e Spitaleri, cambia radicalmente il volto della partita. La Cicatena ci mette del suo anche in difesa e al Carlentini non resta che ringraziare per la magnifica scontistica di fine settembre. Messina è timido, Simone Caruso spavaldo e all'ottavo i biancazzurri violano il polivalente facendo scattare l'allarme di una cassaforte che avrebbe bisogno di un sistema di vigilanza con più sorveglianza. La Cicatena trae beneficio dagli errori e non fallisce il colpo sotto porta tre minuti dopo la sberla. Santorocito dall'out intuisce la possibile invenzione di De Manuele. San Giorgio ci crede in area di rigore, duetta con Belluso e pareggia nell'immediato. E questo la Cicatena, bello da ammirare. Minuto 11, pareggio ed entusiasmo, quello giusto per far svoltare il match. Un episodio potrebbe davvero segnare il sorpasso a metà frazione. San Giorgio lavora per liberare Catania da un orizzonte piuttosto lontano rispetto a San Filippo, che con perfetta scelta di tempo afferra il pallone sotto la traversa, da non escludere il virtuale ricorso alla goal line, che nel nostro caso è di esclusiva competenza della terna arbitrale. Bandiera abbassata da parte dell'assistente Fazzi di Enna, unico dei tre più prossimo all'epicentro. Si prosegue senza scossoni. Anzi no, al 32 San Filippo avanza fino a metà campo per una punizione. Simone Caruso marcia a velocità doppia rispetto alla difesa avversaria e il nuovo KO diventa realtà con Carlentini che si gode il secondo regalo di giornata in appena mezz'ora di partita. Poi ci si mette anche la sfortuna quando De Manuele bersaglia il legno trasversale. Sull'assedio Messina scorge nei paraggi Catania, Belluso è spalle alla porta e si ritrova con due stampelle ai suoi fianchi. Si accendono le proteste senza il minimo ripensamento dell'arbitro Milone di Barcellona. Lo scossone non c'è e all'intervallo l'1-2, compresi i balbettii, inducono al primo cambio in casa catenota. Migneco decide di proporre Castelli in luogo di Di Stefano. Oltre alle nubi si addensano sul polivalente gli spettri di gara 1 di Coppa. Ai tempi l'obiettivo di una mancata espulsione fu Simone Caruso, che oggi è già passato all'incasso due volte grazie alla doppietta. Storia recente invece investe Mangiameli che, già ammonito, ferma così De Manuele nel cuore della mediana. Si scaldano gli animi, ne fa le spese col giallo il patron Giannetto dalla panchina e il Carlentini tra le due contendenti continua a essere in pace con l'anima rispetto a un avversario che decide di fare l'intraprendente allo scoccare dell'ora di gioco. Santorocito spezza le velleità ospiti. Messina ingrana la prima. La manovra cresce di intensità quando Castelli incrementa il contagiri di Cerasuolo. De Carlo lo circonda con una sorta di collare e genera il penalty che può nuovamente dare quel famoso scossone a una partita che col passare dei minuti è sempre più enigmatica. Dal dischetto Luca De Manuele fa pace con la porta. Il pallone fa prima di San Filippo. 2-2 al 60. Forse appagato, forse adagiatosi in normale corsia di marcia senza provare il sorpasso, la Cicatena è costretto a fare i conti con la keywords immessa dall'ex Yemma nel sistema operativo della sua squadra, che in italiano si chiama bot risposta o, se preferite, la tanto cara e attuale resilienza. La dimostrazione è in questa prolungata giocata di calcio tennis. Nino Caruso capisce che è opportuno cambiare versante e a 40 anni riesce a essere sempre l'uomo pronto a sciogliere i nodi più intricati. L'assist al volo per Scapellato rimette in corsia di sorpasso per la terza volta in questa domenica il Carlentini a metà esatta del secondo tempo. 3-3, la Cicatena ci dovrà riflettere, magari non durante la gara visto che rischia l'imbarcata e Fiducia è l'unico a salvare quel che resta dei suoi. Lo fa su Nino Caruso e poi due volte su Scapellato, mentre in avanti è finita troppo presto la benzina per tornare in partita nella terza circostanza. Le ultime mosse di Migneco sono quelle di Puglisi e Genovese per Santonocito e Spitaleri. L'ultima mossa nel rettangolo di gioco è la capocciata, per nulla convinta in mezzo al traffico, di San Giorgio. San Filippo dice ancora grazie per la telefonata, per poi svegliarsi amaramente quando la perdita di tempo gli costa cara. Milone lo spedisce nel recupero sotto la doccia,
episodio ininfluente. Il Carlentini chiude in 10 nell'extra time e vince 3-2 balzando tra le big del campionato. La Cicatena chiude col secondo KO di fila, sempre con 3 gol al passivo. E domenica, sul pullman diretto ad Acque Dolci, in casa di una clamorosa mina vagante dell'eccellenza Girone B, sarà necessario scrivervi: vietato sbagliare.